Il reportage di quest'oggi è a Falchera, un quartiere nella periferia di Torino. Visiteremo una fabbrica storica, oggi nel più completo degrado. Guarda che macello! Qui hanno fatto festa! Che casino! La fabbrica si trova nelle vicinanze dell'autostrada, a poche centinaia di metri dal centro del quartiere Falchera. L'attuale quartiere venne costruito tra il 1952 ed il 1954 ed è in qualche misura connesso con questa fabbrica. Che casino! Sì, qui secondo me ci buttano le cose così a caso, passano qui, le buttano e vanno via. Ma da anni c'è veramente di tutto, ci sono qui orsacchiotti. Ok, proviamo a entrare, dai. Vedo pezzi di automobile lì. Bene, cominciamo bene. Ma ci stanno suonando noi. Occhio che c'è dell'Ethernet qua. Occhio, non calpestarlo. Credo che sia la cosa meno dannosa che c'è qua. Sì, è vero. Fu proprio l'aumento demografico e l'incremento di lavoro a portare verso l'apertura di fabbriche come questa. Oggi invece è il degrado totale. Troviamo fin da subito segni d'utilizzo, anche se non recentissimi. Ma la tensione è tanta. In posti come questo non puoi mai sapere quello che troverai. L'unica certezza è la decadenza. Più avanti nell'esplorazione scopriremo il nome della ditta, l'anno di costruzione e anche il periodo di fallimento. La fabbrica era suddivisa in 3 zone, 2 capannoni ed una piccola palazzina all'ingresso. Questo è il capannone più grande, che era suddiviso in varie stanze, oggi tutte quante vuote. Qui c'è una discarica, siamo in mezzo a rifiuti tossici proprio. Forse dovrei mettermi la mascherina. Qui c'è lana di vetro, cos'è? Lana di vetro, lana di roccia. Che macchina è? No, è troppo grande. Non siamo separati. Vieni. Ci sono dei prezzi in lire qua, che cavolo? 8,95. Non c'è più niente ovviamente. In una cassetta di pronto soccorso troviamo una scritta che ci fornisce il primo indizio concreto sull'ultimo periodo di produzione e funzionamento. Si vede chiaramente la scritta ottobre 95 e gennaio 96. Quindi all'inizio del 1996 la fabbrica era regolarmente in funzione. Per capire il periodo dell'abbandono mi sono servito anche di alcune immagini aeree e satellitari ed ho scoperto che nel 2000 l'azienda era già abbandonata. Sono quindi propenso ad ipotizzare che la chiusura sia avvenuta intorno all'inizio del 1997.
Secondo la mia modesta opinione, era un'azienda che lavorava nel campo meccanico. Forse era un'officina o comunque una fabbrica che operava nel mondo delle automobili. Purtroppo non ci sono notizie in rete. Le uniche informazioni che ho recuperato sono articoli del 2015 dove si denunciava la presenza di spaccio e prostituzione all'interno della fabbrica, oltre che la presenza di sciacalli e ladri di rame. Oggi non resta praticamente più nulla da rubare. È triste vedere una fabbrica decadere in questo modo dopo appena 25 anni. L'azienda si chiamava GEAF e accanto al logo vi è scritto l'anno di fondazione, il 1964. Un periodo storico di grandi cambiamenti. Questa zona all'epoca era ancora molto legata alla realtà agricola, ma già a partire dagli anni 70 la città è avanzata ed i vecchi contadini hanno lasciato spazio a quello che viene considerato come progresso. Qualcuno? Che casino! Che casino! C'è una discarica enorme. Questa era la palazzina amministrativa, dove un tempo vi erano gli uffici dell'azienda. Negli ultimi 20 anni è stata la casa per alcuni disperati. In una stanza, come abbiamo visto, c'era la quantità di rifiuti accumulabile in diversi anni di occupazione. Anche le stanze della palazzina amministrativa non sono tanto diverse. La sala riunioni e gli uffici sono divenuti veri ambienti post-apocalittici. È un macello qua, però qui non ci abita nessuno da un bel po'. Però tutta la merda che ci deve portare, quello è il segno di una vita di accumulo. Sì. Quindi anni e anni. Ci hanno vissuto diversi anni qua dentro. No, ormai è diventato talmente invivibile che nemmeno i disperati ci possono vivere. Già prima non era al massimo. 5 stelle. La storia di una città passa anche da queste vecchie ditte, le piccole e medie imprese, che tra l'altro oggi, in questo preciso momento storico, stanno comunque scomparendo. Sono da sempre il tessuto sociale di una nazione. Questo era il locale caldaia. Questa era una delle tante aziende che vennero aperte nel periodo degli anni 60, quando la periferia non era ancora sinonimo di degrado ed emarginazione, ma di possibilità e progresso. Adesso tocca a voi. Avete qualche informazione relativa a questa azienda? Sarebbe bello rievocare dei ricordi relativi a questa precisa realtà lavorativa scomparsa. In futuro andremo a vedere altre aziende abbandonate, sempre nel tessuto urbano di Torino e non solo. Ci vediamo al prossimo reportage nell'abbandono.